Dai, ma le conoscete tutte le realtà, su Torino è stata fatta una estensione del porta a porta chiamiamola sulla parte della corona circolare esterna, sulla ciambella della città di Torino, nelle realtà dove è stato più, diciamo così, importante il passaggio su un discorso di piccoli cassonetti dedicati a famiglie. Perché dico più importanti? Perché proprio la cintura periferica era dotata di cassonetti ad alta volumetria di tipo stradale, scaricati con dei mezzi ad alta efficienza, diciamo così, industriale. Mentre per altre realtà, questo che non viene mai ricordato, in centro Torino, quando viene detto non c'è la raccolta porta a porta, storicamente il centro di Torino è sempre stato porta a porta nei cortili, ancorché non in maniera separata sulle cinque frazioni, ma su due o tre frazioni veniva e viene tuttora fatto. Questo ha portato a una situazione un po' di disagio per quanto riguarda il discorso architettonico della città, perché effettivamente abbiamo delle realtà in Torino dove oggettivamente è difficile portare dei cassonetti all'interno delle abitazioni, specialmente anche qui in questa zona, in questi paraggi, e bisogna creare delle regole particolari. Ma soprattutto questo ci ha permesso di andare a vedere quale fosse il limite di raggiungimento obiettivi. Mentre uno stradale, quello classico, diciamo così, non battezzato, cioè nel senso non dedicato a degli stabili, eccetera, mi può portare fino a un massimo 28-30% di raccolta differenziata, con chiaramente il porta a porta spinto. Raggiungiamo anche in Torino dei valori superiori al 60%, 60% con delle punte particolari là dove ci sono delle condizioni più simili a situazioni di piccolo paese dove c'è un controllo sociale e una motivazione particolare. Purtroppo là dove ci sono delle realtà molto molto importanti come numeri di abitanti, i dati sono leggermente. Buongiorno. Leggermente diversi. Noi abbiamo visto pertanto che in quell'occasione sono arrivati a dei valori sopra il 60%. In questo caso, oggi mediamente sulla città, dopo aver toccato punte attorno al 43%, siamo scesi attorno al 42-41,5%. Il 2015 è di nuovo stato chiuso prossimo al 43%, 42,8%, ma al di là della percentuale è importante vedere quel materiale che cosa ne viene fatto. Attenzione perché sulla percentuale di materiale recuperabile Torino è abbastanza ben messa per quella parte lì. Abbiamo dell'organico che va tutto a impianti di compostaggio, il vetro viene assieme alle lattine mandato tutto agli impianti e la parte principale che diciamo così, ha segnato un po' una svolta per l'azienda è stata il materiale plastica, dove dal 2008 noi abbiamo implementato e modificato un impianto di recupero materia a Collegno dove all'interno della plastica andiamo a separare quelle plastiche che non vengono riconosciute come imballaggio e però hanno un mercato come polimero nel commercio. Vale per tutta la cassetta, una cassetta in polipropilene della plastica che non tutti sanno che non viene considerato come imballaggio domestico e pertanto così come i fogli in polietilene termoretraibile oltre una certa dimensione vengono considerati addirittura un inquinante all'interno del concetto degli imballaggi, giustamente. Però questo stesso materiale nell'impianto viene separato, viene valorizzato e remunerato su quella parte. Anche perché abbiamo visto che c'è una cosa molto importante, ci sono ormai sul mercato dei materiali
dove anche con la laurea in ingegneria chimica è difficile riconoscerne la natura. Parlo di certi imballaggi per liquidi dove per tutti è plastica e plastica non è più, ma è un altro materiale magari compostabile. A quel punto incominciano ad esserci un po' di problemi all'interno anche dico delle famiglie, ma di quelli più virtuosi che vogliono sapere esattamente dove metterlo. E per quello che, diciamo, nell'impianto vengono separati, ed è questa la nostra caratteristica, separate secondo i vari destini, gli imballaggi presso e vengono mandati nel ciclo del CONAI, di Coreplan, e mentre i polimeri vengono trattati e mandati al recupero finale. Ecco che in alcuni casi abbiamo visto che si potrebbe ancora migliorare la raccolta, oltre a un discorso che, adesso qui oggi colgo l'occasione per parlare con Uther, ho visto che è uscito sul vostro sito diciamo così, una chiacchiera, una discussione con l'ingegner Paterlini, amministratore delegato di Reambiente, che giustamente diciamo a 360 gradi ha evidenziato quelle che sono le caratteristiche diciamo così, di sviluppo anche sulla città di Torino. Lì però erroneamente veniva riportato che è stato presentato un progetto particolare, e poi magari ne parliamo, no, al momento noi abbiamo presentato la città, un'espansione, quattro punti, e l'assessore Annuisce conosce benissimo, di espansione del porta a porta su San Salvario, Vanchiglia, eccetera, con allegati, poi potremo poi approfondirlo, delle ottimizzazioni ma legate a una migliore fruizione da parte del cittadino, finalizzato un incremento della raccolta differenziata e dall'altra parte a un contenimento dei costi. Questo è da tempo che abbiamo aperto il tavolo con la città. E anche perché dal punto di vista operativo io purtroppo 2 anni fa ho lanciato un messaggio che non è stato recepito immediatamente. Ci sono 2 tavoli a livello nazionale che ci stanno lavorando sopra e purtroppo non sono tanto piacevoli. Purtroppo lo vediamo com'è? Adesso lo sto spiegando, perché 2 anni fa è venuto. È stato evidenziato e c'è un tavolo con diciamo così, l'INAIL perché abbiamo notato che purtroppo la movimentazione dei cassonetti piuttosto che dei mastelli, eccetera, porta un sovraccarico muscolo-scheletrico ai dipendenti e pertanto bisogna. Questo è un messaggio forte e chiaro, bisogna comunque limitare queste attività perché non possono essere industrializzate e questo alla lunga porterà un peso sociale. Ecco perché nelle proposte che abbiamo avanzato alla città di Torino tenevamo conto anche di questo, pur diciamo così, puntando a un discorso sì, di incremento ulteriore di percentuale raccolta differenziata, ma principalmente un incremento di quantità di materiale raccolto separato. Anche perché io ho notato, io purtroppo diciamo, mi ripeto, in tutti questi decenni ho notato che noi come italiani, nel momento in cui abbiamo un dubbio per fare qualcosa, scegliamo la situazione più comoda, nel dubbio lo butto nell'indifferenziato e quando puntiamo esclusivamente sulla qualità, sì, avremo una qualità notevole, ma con una quantità irrisoria. Questo è un discorso che ormai sono più che convinto di quello che ho visto in giro. Su alcuni materiali è facile e possibile andare a fare qualità e quantità. Ma bisogna sceglierli e dove andarli a fare. Da altre parti è sufficiente solo uno che faccia uno sbaglio nel conferimento che mi inquina tutto il carico. Questo poi si può approfondire su questo. Un grave problema, noi che facciamo educazione ambientale cerchiamo di aiutarvi.
L'Emilia Romagna è stata chiamata in causa prima, sentirei magari, siccome è arrivato l'assessore Enzo Ravolta, diamo il benvenuto. Se vuoi ambientarti un attimo, sentiamo prima l'assessore di Parma o insomma come e poi. Come volete, io ho due slide da far girare.